Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Avvocato dell'anno, boutique d'eccellenza, diritto del lavoro, relazioni industriali. E questo premio va a Maddalena Boffoli, studio legale Boffoli, che si gode la passerella più lunga visto che arriva dal fondo della sala. Adesso la vediamo spuntare sul red carpet. Leggiamo il perché di questo premio: per la qualità e competenza dimostrate nell'assistenza giudiziale e stragiudiziale a primari gruppi industriali, per l'expertise e gli importanti risultati conseguiti in fase di contenzioso giuslavoristico, nonché per la tempestività, risolutività e riservatezza che la contraddistinguono. Meglio di così, complimenti, il premio. La foto diritto con tutti i nostri fotografi, anche per Maddalena Boffoli. Avvocato Boffoli, si è aggiudicata Le Fonti Awards 2019 come avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto del lavoro e relazioni industriali. Come commenta questa vittoria? Beh, devo dire innanzitutto ringrazio Le Fonti per questo prestigioso riconoscimento che arriva piacevolmente inaspettato. Devo dire che può sembrare un paradosso, ma è un vero privilegio sapere di aver vinto per aver lavorato per aiutare il mondo del lavoro. Quindi questo secondo me è il massimo per chi opera nel nostro settore. Nell'ultimo anno si è occupata dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale a primari gruppi industriali. Ci può illustrare le problematiche principali affrontate? Ma come sappiamo, quello del diritto del lavoro e delle aziende in generale è quello che più risente ed è sensibile ai mutamenti degli scenari economico, politici, tecnologici e industriali. Ora, quello che abbiamo assistito in questi anni è noto a tutti, per cui quello che le aziende oggi richiedono, mi hanno richiesto sempre di più, è un affiancamento proprio nell'aiutarli nella riorganizzazione aziendale. Riorganizzazione che può prevedere da un lato magari dei piani di incentivazione per prepensionamento, per fare dei ricambi anche generazionali e quindi valutare poi la migliore contrattualistica per inserire le nuove risorse. Dall'altro anche le famose job rotation, quindi come utilizzare il nuovo 2103, quindi per capire come riallocare le nuove risorse. Accanto a tutto questo c'è sempre anche il tema dell'introduzione di nuovi strumenti del welfare aziendale, quindi devo dire che ormai tutta la normativa, tutte le aziende per diventare sempre più competitive in un mondo di economia globalizzata cercano di adeguare al proprio interno quello che è il cuore pulsante, che poi sono le risorse umane, chiaramente ai cambiamenti di cui si risente sul mercato. La normativa in materia giuslavoristica è in costante mutamento. Come affronta le sfide che questo comporta per la sua professione? Ma io invertirei l'ordine, nel senso che quello delle sfide è la vera caratteristica del nostro lavoro, è la parte veramente più bella. Io ho fatto mia una frase di un premio Nobel della medicina che dice: la scoperta di una soluzione è vedere ciò che tutti hanno visto e pensare ciò che nessuno ha pensato. L'importante non è l'evoluzione normativa, è come operare la scelta giusta, vestirla su misura, per il cliente, esattamente come si fa in una boutique d'eccellenza.